Buonasera a tutti i nostri amici, a tutti voi che ci seguite e buonasera e bentornata a Roberta Zantedeschi. Grazie Roberta per essere Ciao qui. Paola, grazie dell'invito, buonasera. Grazie a te. Questa sera con Roberta iniziamo un altro percorso, uno di quelle novità che abbiamo presentato nella serata in presenza con anche Roberta fisicamente lì con me. E con lei che, come sapete, si occupa di comunicazione, comunicazione efficace, curriculum, LinkedIn, risorse, come essere incisivi, assertivi, insomma, chi più ne ha più ne metta, Da sola. LinkedIn top voice, non dire che non sai che sai fare tutte queste cose. No, perché Ecco, Sara. bisogna un attimo contestualizzarle, altrimenti sembro Beh, lavoro insomma, in linea di ti devo presentare in tutte le tue sfaccettature. E poi sai quanta stima io ho per te, quindi è un onore averti ospite. Questa sera però iniziamo il percorso sui curriculum. Giusto? E iniziamo da una categoria, da un gruppo di lavoratori, o forse possiamo dire in alcuni casi futuri lavoratori, che si trovano a stendere un curriculum. Con la sezione esperienze un po' vuota, o perché studenti, o perché decidono di cambiare completamente settore. Forse magari in questo caso qualche cosa si può anche scrivere, o magari viene comunque in mente se anche siamo in un settore diverso. Però diciamo, quando finiamo gli studi, quindi che siamo vergini da un punto di vista lavorativo, se non l'esperienza con i Boy Scout e con l'oratorio. Cosa si fa? Come può comunicare, no, comunicare le nostre passioni, quello che sappiamo fare, un curriculum? Roberta, a te. Intanto salutiamo Sara e No, Emanuele, sì, grazie per infatti, esserci. ciao Sara, ciao Emanuele. Allora, partiamo. Io vorrei fare un attimo di intro. A me piacerebbe, adesso non capisco che magari questa sera ci siano delle persone che non ci saranno il prossimo giovedì, quando non quello della settimana prossima, il prossimo giovedì in cui parleremo ancora di curriculum, però ecco, cercherò anche di dare delle informazioni differenti lungo tutto il percorso, per cui per chi è in linea, se poi ci segue anche prossimamente, si fa tutta la storia, no? Questo lo dico come preambolo. E mi piacerebbe quindi fare un po' di cornice di riferimento quando si parla di curriculum, perché parlare di curriculum oggi non è parlare di curriculum 10 anni fa o qualche anno fa, no? Si è molto evoluta un po' la cosa. Qualcuno dice che il curriculum è morto, e invece il curriculum, a parte che lo davano per morto ancora un tot di tempo fa, e però resiste il curriculum, ma Resiste. resiste cambiando, evolvendo. È meraviglioso il curriculum perché di fatto non muore mai e in qualche maniera si rinnova all'interno di un processo che è il processo di ricerca di lavoro, ma anche di recruiting, ok? Che evolve, che cambia. Quindi, se fino a qualche tempo fa il curriculum era la prima e a volte unica tua risorsa, la risorsa che avevi per approcciarti al mondo del lavoro, oggi non è più così. E questo vale a maggior ragione, no? Per le persone molto giovani. Perché? Perché potrebbe essere l'ultima cosa che ti viene chiesta dopo che ti hanno intercettato su LinkedIn, su un altro social, o perché hai un tuo blog, o perché comunque hai una presenza digitale. Ora, in questo momento storico non si può più parlare di recruiting, si parla di social recruiting, che non significa necessariamente che si trovano le persone sui social, ma che, ecco, c'è un approccio alla ricerca di persone che non si basa più solo sulla raccolta del curriculum. Quindi il curriculum è importante, sì, ma non è più la prima e unica risorsa che tu hai per presentarti nel mondo del lavoro. Questo lo dico proprio perché si deve vedere il curriculum come uno dei pezzetti che si collocano all'interno di un processo un po' più ampio, anche proprio quello della persona che cerca lavoro e che si deve presentare, che non ha più solo quello, no? E anzi, magari può lavorare a monte.
Poi a cosa serve il curriculum? Serve a presentarsi, non serve a trovare un lavoro. Questo lo dico subito. Non troverai lavoro perché hai un bel curriculum o un curriculum scritto bene. Quindi il curriculum serve a evidenziare, a testimoniare un percorso e a trasmettere quegli elementi utili a renderti credibile per un determinato ruolo o una determinata posizione. Quindi sostanzialmente il curriculum ha la funzione di fornire gli elementi per crederti, le ragioni per crederti. Certo. Di solito queste ragioni appunto arrivano dalle esperienze pregresse, però attenzione, perché chi ha studiato ha come esperienza pregressa gli studi che ha fatto, cioè non è, poi la collochiamo bene. Faccio un altro passo indietro, questo vale per tutte le persone che devono scrivere un curriculum. Il curriculum deve avere delle qualità, le snocciolo velocemente, questo davvero vale sia per chi si approccia a scrivere il suo primo curriculum, sia per chi vuole revisionare quello che utilizza da 20 anni a questa parte. Okay? E quindi questo è un po' trasversale. Il curriculum deve essere navigabile e leggibile. Che cosa voglio dire? Deve avere una struttura e deve consentire a me recruiter o a chi lo leggerà di trovare velocemente le informazioni necessarie o rilevanti, che potrebbe non essere segnata nelle esperienze o negli studi, perché magari la mia informazione passa, non passa, quella condizione sine qua non potrebbe essere legata alle lingue conosciute. Certo. Mi serve una persona che ha il tedesco. La prima cosa che vado a guardare è se ha il tedesco, perché se è la condizione necessaria a prendere in considerazione una candidatura, vado a cercare il tedesco. Quindi noi sappiamo già che il curriculum ha una struttura, ecco. Poi la struttura va resa chiara, navigabile. Perché specifico questa cosa? Perché i template attuali, quindi template che possiamo trovare su Canva o su altre applicazioni che forniscono già una veste grafica, a volte potrebbero correre il rischio di rendere meno leggibile il documento, perché magari si tende a mettere tutte le informazioni nella stessa pagina, perché magari si tolgono i bordi, i margini. Quindi quando dico leggibile, navigabile, si deve vedere bene ciò che è scritto nel curriculum. Se volete fare il curriculum di una pagina, ma avete tante cose da scrivere anche se siete all'inizio del vostro percorso lavorativo, per n ragioni, va bene? Attenzione a non comprimere tutto e a non rendere il vostro curriculum di una pagina apparentemente snello, perché è una pagina, ma poi però effettivamente difficile da leggere, perché è tutto molto denso, tutto molto compresso, scritto molto in piccolo, oppure con i bordi troppo sottili, sostanzialmente, esatto. Poi il curriculum deve essere immediato, mi deve dire subito, mi deve dare subito alcune informazioni rilevanti. Deve, pensate all'imprinting, deve dare un imprinting a chi lo legge. La prima impressione. Sì, che è data naturalmente lo apro e già solo vedere se respiro o non respiro è una bella prima impressione, perché a volte apri questi curricula e vai in apnea perché vedi tutto compresso, già quella è la prima impressione. Ma successivamente a quella, le prime cose che io leggo hanno il potere di influenzare la mia percezione di ciò che verrà dopo. Ora, e di nuovo, vado molto sul concreto. Scrivere curriculum di Roberta Zampedeschi, ok, è un po' ovvio. Se io invece scrivo Roberta Zampedeschi, business writer e consulente di curricula efficaci, ecco che ti sto già dando in grande, all'inizio, un'informazione che ti condiziona, che condiziona chi legge nella lettura. Per quanto riguarda le persone giovani, io ogni tanto trovo questi curriculum scritto Francesco Rossi, neolaureato in economia e commercio. Cioè, che informazione aggiuntiva mi stai dando? Che valore, che imprinting mi stai dando? Allora, curiamo bene l'imprinting nel job title. Una persona potrebbe dirmi, ma io non ho ancora lavorato, sono un neolaureato, vero,
Però cerchiamo comunque di personalizzare questo job title. Se stiamo rispondendo ad un annuncio che sta chiedendo una certa posizione, potremmo non essere ancora pienamente in quella posizione, potremmo aggiungere un junior vicino a quella, a quel job title, potremmo scrivere aspirante, potremmo utilizzare quello spazio come un po' il sommario di LinkedIn per mettere quella, due o tre parole, quel motto, quello slogan, che comunque mi dà una direzione, indirizza già la mia attenzione verso cosa? Verso i tuoi obiettivi e i tuoi interessi, capiamoci. Quindi curate l'imprinting. Nell'imprinting c'è anche una breve presentazione iniziale, proprio perché non ci saranno poi 10 anni di esperienza per renderti credibile in un certo ruolo. Presentarti esponendo un po' quelle che sono state le tue scelte, quelli che sono stati i tuoi studi e soprattutto quello che è il tuo progetto futile, questo è importante, no? Quindi prendiamoci quelle 5, 6, 10 righe per presentarci e quindi per dare a chi legge un imprinting, anche la presentazione. Non mettiamola nella colonna stretta di sinistra, che spesso magari poi si abbassa anche, perché quando io apro un curriculum non vedo tutto il foglio, vedo la prima metà, poco più, penso di aprire un curriculum sullo schermo di un PC. Quindi la presentazione va in alto, centrale, okay? Deve essere la prima cosa che leggo, nome e cognome, job title, o quella frasetta che mi indica perché cosa tu ti stai proponendo, e una presentazione. Questo rende il curriculum immediato e guida la lettura di chi legge, perché uno dei più importanti errori che si fa quando si scrive un curriculum è lasciare molto margine di interpretazione a chi legge. Guida chi legge, tu che scrivi il tuo curriculum, prenditi la responsabilità, ok, è anche un po' l'onere di guidare la comprensione di chi legge verso i tuoi obiettivi. Poi deve essere specifico, per cui mettiamocela via. Il curriculum va modificato quasi ogni volta. Anzi, potrebbe essere necessario avere più curricula. Uno nel classico formato europeo, perché può succedere che ci venga chiesto quello. Infatti Sara Cremaschi chiede se il curriculum Europass non è ancora morto. Non è ancora morto, Sara. Non è ancora morto e io ne ho uno, cioè io lo uso perché mi può capitare in situazioni di bandi o di sì, è vero, situazioni anche noi l'abbiamo, per cui viene chiesto il quindi per non saper né leggere né scrivere un Europass, non il formato europeo vecchio stampo, però qua stiamo parlando delle persone giovani che neanche se lo sono mai visti, e va bene così, si sono risparmiati un trauma. Nel cappello dello specifico ci sta di avere poi anche un curriculum personale, con un template personale, e che però va di volta in volta un po' modificato, o perché modifico la presentazione, o perché modifico un po' il job title, o perché metto in luce una cosa che nell'inserzione che ho letto e alla quale mi voglio candidare ha una certa rilevanza. Ecco, un minimo ogni volta lo riguardia. Io stessa il mio, perché comunque ne ho due, poi ho anche quello personale e lo uso anche da libera professionista, quindi questo lo dico anche per chi desidera essere libero professionista, non è che il curriculum non serva, può servire. Io mi rendo conto che ogni volta me lo riguardo, me lo rileggo, me lo riaggiorno, peraltro non sono più quella di 2 mesi fa, ci sarà sempre qualcosa che trovo da aggiustare. Poi deve essere appunto personale e personalizzato, quindi meglio i formati personalizzati, anche se scaricati da Canva. Poi lì io lo dico subito, sì, sono belle le grafiche di Canva, ma date sempre prevalenza alla pulizia di quello che inviate, alla leggibilità, alla chiarezza espositiva, ed evitate tutte quelle grafiche che sono troppo dense. Certo. Che non perché siano brutte, preoccupatevi sempre di salvaguardare lo sforzo cognitivo. Questo vale per qualsiasi cosa voi vogliate comunicare. Comunicare, bello, questo mi piace. Questo qui è,
è un'informazione meravigliosa. A volte il troppo, che magari è anche, come dire, nell'intenzione c'è un voler curare, un voler ammettere, però attenzione che non crei un sovraccarico cognitivo, per cui poi chi legge si trova ad elaborare anche troppe informazioni, anche troppo contenuto, oppure dover far fatica a estrapolare il contenuto da uno sfondo che è molto carico, non lo so, penso tanti loghi, tante immagini, tante informazioni che vengono trasformate in infografica o in... è funzionale, cioè facilita, oppure semplicemente inserisce un elemento di originalità che però da un punto di vista di processo cognitivo per chi legge affatica. Ecco, di nuovo, io non dico cosa è giusto e cosa è sbagliato, sappiate che c'è un valore nella semplicità ed è un valore legato all'immediatezza e alla facilità con cui si fa che cosa? Si va sulle informazioni importanti, non ci si distrae, non si perde tempo a elaborare ciò che sarebbe comunque trasmissibile in maniera più semplice. Anche perché presumibilmente chi lo legge magari ne sta leggendo tanti in una giornata. Sì, quindi essere caratteristici, diciamo personalizzati, ma forse se tutti appesantiscono poi è anche una fatica poi forse, no, per chi legge allora, diciamo ritrovare le chiavi. Noi recruiter siamo bisogna un po', come dire, saper stare nel rischio per qualche aspetto, perché se tu mandi quello che mandano tutti gli altri, no, per, come dire, evitare di uscire dalle righe, è chiaro che però da un certo punto di vista ti mescoli con una massa. Ecco, se tutti mandassimo il curriculum europeo, a farci distinguere, a differenziarci sarebbe veramente difficile. Dall'altro lato, il tema è, cerchiamo di uscire dai binari per renderci riconoscibili senza che questo, ok, ci porti troppo fuori. E lì io non ve la so dare la regola, cioè, nel senso, ho ben presente degli esempi che per me nel passato come recruiter hanno funzionato, così come ho ben presente degli esempi di curricula, ad esempio in infografica, che apprezzo lo sforzo, ma da un punto di vista della comprensione, della leggibilità, erano difficili. Ma perché? Perché le infografiche sono nate per semplificare moli di dati grosse. Ora, il curriculum, non possiamo proprio dire che c'è da semplificare, alla fine si tratta di mettere qualcosa di abbastanza classico. Allora, siccome noi recruiter, di fatto, quando apriamo un curriculum abbiamo un'aspettativa, no, di trovare una sorta di pattern più o meno, poi un template certo, diverso dall'altro, eccetera, però sappiamo più o meno cosa aspettarci. Quando troviamo una cosa completamente differente, è una figata pazzesca, ok? Oppure il rischio di trovarci di fronte a qualcosa che dici, aspetta, perché adesso capisco da dove devo prenderlo, no? Ed elaborare magari molte informazioni grafiche, molte informazioni visual, eccetera, potrebbe diventare più faticoso. Però, torno a dire, dobbiamo anche saper osare, dobbiamo saper certo, sperimentare. Facciamo delle prove e vediamo fin dove possiamo spingerci. È chiaro che se io mi occupo di grafica, ok? Certo. E mando un curriculum scaricando un template da Canva, già lì certo, è qualcosa che non funziona. Allora, se ti occupi di grafica, mi va benissimo che arrivi qualcosa anche di differente, no? Ma è coerente con te, con quello che mi puoi trasferire. Però quando dico che il curriculum deve essere personale, vuol dire anche che non può essere la lista così un po' asettica di quello che hai fatto. Cioè, ci devi essere anche tu. Deve esserci un minimo di personalità o quantomeno la possibilità di accedere a te. E qui torno al discorso iniziale. Non abbiamo solo il curriculum. Ora, immagino che la maggior parte delle persone più giovani che ci stanno ascoltando abbiano una presenza digitale.
vuoi su TikTok, vuoi su LinkedIn, vuoi su Instagram, vuoi perché c'è un Su blog, YouTube. YouTube, ok, sfruttiamola. Poi è chiaro che questo significa. Dipende che cosa fai però poi. Ma però attenzione, perché se comunque sei in chiaro, Certo. ci sei con il tuo nome e cognome, puoi anche non linkarla sul curriculum, ma sei accessibile. Quindi un po' sì, il discorso va a monte, no? Potremmo parlare per un'altra ora di responsabilità nella propria presenza digitale. Quando la tua presenza digitale è responsabile, è coerente, congruente con ciò che mi racconti nel curriculum, creare Benvenga. curriculum, dei link, no? Che portano a, che consentono a me, recruiter, di approfondire. Perché poi molte persone mi dicono: sì, ma sai, il curriculum cosa vuoi? Un pezzo di carta. Come fa a trasferire chi sono veramente? Ora, partendo dal presupposto che noi recruiter non possiamo incontrare tutte le persone che si candidano, però se tu mi dai la possibilità di conoscere qualcosa in più di te attraverso la tua presenza digitale, perché interagisci, scrivi, commenti, produci dei contenuti, ecco che va benissimo riuscire a fare anche quello. Poi, il curriculum. Dico soltanto a Roberto che le domande le facciamo Ah alla fine. sì, Facciamo alla fine, alla fine. ciao Roberto. Poi, vabbè, un appunto molto veloce sul fatto che leggiamolo, rileggiamolo, straleggiamolo per evitare refusi, errori, che poi non succede niente se c'è un errore grammaticale anche qui. Beh, io non credo che nessuna persona sia mai stata esclusa da una selezione perché c'era una parola scritta sbagliata. Se ce ne sono 25 scritte sbagliate, se tutti i verbi sono coniugati male, se allora. Se c'è sciatteria, sì, però il tema è cerchiamo di essere il più corretti possibile e poi cerchiamo di essere rilevanti. E adesso veniamo forse all'annosa questione del ma io non ho esperienze lavorative, perché effettivamente la rilevanza è proprio quella capacità di inserire informazioni che ti rendono credibile e di solito appunto sono le esperienze pregresse. Ora, a parte che quando un'azienda cerca una persona molto giovane, beh, dà per scontato, no? Di non trovare 10 anni di esperienza nel ruolo, altrimenti ci sarebbe un'incoerenza tra ciò che cerchiamo e le persone a cui ci rivolgiamo. Però noi. Chiedere under 25 e aspettarsi 4 pagine di esperienza, forse No, non capita. no. Poi io dico. Anche se hai 50 anni, un curriculum di 4 pagine, anche no, però quello è un altro discorso, lo trattiamo nei giovedì successivi. Però ecco, quali sono gli elementi che ti rendono credibile? Il tema è questo, il tema non è non ho esperienze e quindi cosa metto? La domanda che dobbiamo farci è quali sono quegli elementi che mi rendono credibile per ricoprire un certo ruolo o per accedere a una determinata posizione all'interno di un'azienda? Ora, gli elementi fanno comunque parte del nostro percorso e sono naturalmente gli studi che abbiamo fatto. Quindi abbiamo fatto degli studi, quegli studi vanno evidenziati, ma soprattutto è il perché, cioè le scelte che abbiamo fatto. Quindi anche la scelta di un percorso di studi. Perché hai studiato come perito meccanico? Perché ti sei iscritta a economia e commercio? Qual è il pensiero dietro l'azione? Cosa ti ha motivato? Qual è il tipo di spinta? Poi abbiamo noi da portare, no, non abbiamo le nostre esperienze, abbiamo noi. Noi che siamo l'insieme anche delle nostre competenze trasversali. Non abbiamo competenze tecniche molto approfondite, avremo però un come facciamo le cose. Anche qui il mio consiglio è non limitiamoci a fare un elenco delle soft skill. Problem solving, capacità comunicativa, capacità decisionale, della spesa. Ma qual è il problema? Che mi mancano le ragioni per crederci. Perché devo credere a una lista della spesa di soft skill? Allora, il mio consiglio è, per evidenziare le nostre soft skill, inseriamo quelle attività che testimonino. Che siano, come dire, che rendano credibile le nostre competenze trasversali. Alleno una squadra di calcio di pulcini e quindi ho capacità di coinvolgere
le persone, adesso la metto così, oppure sono arbitro calcio e ho sviluppato capacità decisionali, lucidità sotto stress. Sì, probabilmente è vero, cioè non mi arriva più... Simile alle competenze che ci indica LinkedIn che abbiamo acquisito in un determinato ruolo, più o meno, diciamo, e questo è un po' il concetto. Il concetto è, intanto mettiamo in evidenza le competenze che abbiamo comunque sviluppato, perché il fatto di non aver lavorato non ci rende persone senza competenze. Ci rende, siamo delle persone che hanno delle conoscenze e poi siamo persone che hanno, attraverso un percorso di vita fatto di N esperienze, sviluppato delle competenze. Ecco, cerchiamo di evidenziare le competenze che abbiamo sviluppato e proviamo a trasferirle a chi ci legge, non solo elencandole e quindi non solo dicendo sono così, ma dicendo faccio questo e quindi okay, porto con me questo tipo di competenza. Mettetene 3 al posto di 7, ma consistenti, diamo ragioni per crederci. Poi un altro aspetto importante, per chi è molto giovane, ma non è che i cinquantenni e le cinquantenni brillino su questo tema, è la consapevolezza di sé, la conoscenza, la consapevolezza di sé. Forse è peggio a 50 anni, sono quasi più consapevoli a 25. No, guarda, no, non lo so, però so che sono quelle domande che, questo vale anche molto per un colloquio naturalmente, però anche sul curriculum, quando io mi descrivo utilizzo frasi fatte che potrei scrivere io e potrebbe scrivere il mio compagno di corso, o scrivo delle cose che effettivamente sono distintive mie. Ecco, guardate le frasi che ci sono nel vostro curriculum e provate a chiedervi se quelle frasi che avete scritto voi potrebbe averle scritte qualcun altro. Se è così, cancellatele. Meno ma distintivo. Mettete qualcosa che sia vostro. In questo vi possono aiutare le asimmetrie, no? Io le chiamo asimmetrie, cioè... Perché poi se continuiamo tutti a ribadire concetti socialmente, professionalmente desiderabili, ci ritroviamo tutti davvero a dire le stesse cose. Se cominciamo a fare un lavoro di consapevolezza di noi che includa anche aspetti che potrebbero apparentemente non essere così costruttivi, in realtà li sappiamo portare dentro, li sappiamo riconoscere in noi, li sappiamo elaborare e quindi la mia insicurezza mi rende poi una persona estremamente precisa, curata nel prepararmi. Ecco che non ti dirò sono insicura, però avrò un elemento attraverso cui elaborare una descrizione di me che sia più autentica. Il tema è l'autenticità. Un altro modo per renderci credibili è anche per distinguerci è pescare tra interessi, hobby, passioni, che sono comunque parte della nostra esperienza, probabilmente parte importante della nostra esperienza fino a questo momento, e qualcosa di noi dicono. È chiaro che a tutti piace viaggiare, leggere, e stare in compagnia, non a tutti, stare in compagnia, però insomma, anche lì proviamo a motivare perché ti piace viaggiare, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto, che cosa ti porti via da un viaggio, è questo che fa la differenza, non scrivere che mi piace viaggiare, perché... Come ti piace viaggiare, se magari viaggi in autonomia, potrebbe dire tanto forse, ti chiedo, no? Potrebbe dirti tanto uno studente zaino in spalla che ha fatto il giro dell'Europa da solo. Adesso mi vengono in mente gli internet che sono della nostra epoca, no? Non però... è quello che fa il viaggio in Spagna a potrebbe definire va nell'albergo stelle, cioè che qui non è una questione sto dicendo di quello che ti dicono, cioè vale una e vale l'altra, no? Esatto. Cioè ti dice qualcosa una cosa e ti dice qualcosa l'altra cosa, non esatto. Se un meglio o un peggio. Il tema è quello che io che come dire in qualche maniera sconsiglio è di limitarsi a scrivere hobby, viaggiare, leggere, giocare a calcio. Sì, cioè cerchiamo
appunto di trasformare quello che è stato il nostro percorso in una serie di elementi utili a chi legge per capire che tipo di persone siamo, ma soprattutto che cosa si possono aspettare da noi e perché noi, che abbiamo fatto lo stesso percorso di studi, più o meno, del nostro compagno di banco alle superiori o all'università, perché siamo diversi? Sì. Perché se siamo tutti e due periti meccanici e tutti e due abbiamo studiato ingegneria meccanica, poi alla fine che cosa ci distingue? Ci distingue il fatto che io comunque ho fatto anche altre cose, ho dei valori, ecco, un altro aspetto importante e distintivo sono i nostri valori. Anche lì, il valore dell'onestà, dell'integrità e dell'affidabilità. Sono affidabile e serio. Per fortuna. Ecco, proviamo a toglierci dall'ovvio. Vorrei ben vedere che tu sia affidabile. Dimmi qualcosa di più. Ma non perché non sia importante che tu sia affidabile o che tra i tuoi valori ci sia l'onestà, ma perché di nuovo siamo sui binari che percorrono tutti. Potrebbe essere un valore la curiosità, potrebbe essere un valore la libertà, potrebbe essere un valore, come dire, proviamo a andare su valori meno sbandierati. Universali, no, per quelli universali va bene, poi che tutti ce li abbiano, poi non è neanche vero, no, non necessariamente, ma proviamo a parlare di te e non dell'immagine che pensi sia socialmente e professionalmente desiderabile, perché poi nessuno assume un'immagine, ma si assume una persona, ecco. Quindi cerchiamo di personalizzare il curriculum mettendo in evidenza quelli che sono i nostri tratti, provando a collegarli a qualcosa di molto concreto, di molto pratico, per non stare sempre in una descrizione astratta. Proviamo quindi a fornire delle immagini di noi. Sfruttiamo bene il collegamento con la presenza digitale, poi ben venga se ci fosse LinkedIn, ma se hai se fai un buon uso di altri canali social, anche lì vuoi non avere LinkedIn? Va bene, cioè apriamo ai recruiter anche la possibilità di vedere come siamo su YouTube, cioè penso che possa essere un upgrade anche per i recruiter stessi, ecco, non limitarsi a guardare LinkedIn, lo dice una che LinkedIn lo ama, quindi ecco, insomma, sai che... E... Ce l'hai tatuato? Sì, ce l'ho. Come... Forse qua... uno dei tuoi figli, giusto, te l'aveva chiesto. I miei figli, io ho una parola tatuata su un braccio, ma loro mi prendono in giro e mi dicono, ti sei tatuata LinkedIn? No, non mi sono tatuata LinkedIn, però sanno. Qui. Però ecco, voglio dire, non voglio neanche che tutto diventi una spinta a essere su LinkedIn. Se, anzi, no, potrebbe essere anche quello lì un elemento differenziante. Sì, tutti hanno LinkedIn, io ti mando su YouTube dove trovi però... un altro consiglio che vorrei dare è proprio quello del video curriculum. Cioè, ok, il curriculum, mettere un link a un piccolo video curriculum che non è la lettura del tuo curriculum e non è neanche il riassunto del tuo curriculum, ma sei tu che racconti alcuni punti salienti della tua professionalità, delle scelte che hai fatto. Ecco che, caspita, allora sì, mi arrivi quasi tridimensionale, davvero, e potrebbe essere un valore aggiunto da portare, no? Cioè qualcuno mette la lettera di presentazione allegata al curriculum, qualcun altro potrebbe dire, ma io faccio un piccolo video, 2 minuti di video, proprio 1 minuto e mezzo di video, no? Davvero deve essere qualcosa di molto breve, che però supporta e proprio dà l'esperienza quasi diretta della persona, perché non c'è solo il curriculum, e quindi dobbiamo davvero pensare un po' in senso ampio. Mi fermo un attimo perché non vorrei sennò sbrodolare troppo. Leggiamo. Roberto ti saluta, poi dice se il recruiter risponde a chi ha ritenuto... No, ah, ok, scusate. Sì, sì. Se il recruiter risponde che lui ha ritenuto... Non abbia i requisiti per il ruolo a cui mi sono proposto... Non fa lo stesso errore dei candidati che non si distinguono dagli altri? Allora, aspetta. Se il recruiter risponde che lui ha ritenuto che io non avessi i requisiti per il ruolo a cui mi sono proposto, non fa lo stesso errore dei candidati che non si distinguono dagli altri? Perché tu stai dicendo, Roberto, che
tutti i recruiter dicono la stessa cosa. Esatto, infatti dice, nel senso che mi aspetto dei perché non sono stato selezionato. Allora, annosa questione, se ne parla, ogni volta che faccio un post che parla di questa cosa, è vero, una cosa, e dentro ci metto l'elemento della mancata risposta dei recruiter, tutti si focalizzano su quell'aspetto lì, cioè c'è un grosso problema di feedback da parte dei recruiter. Spieghiamo questa cosa. Io sono convinta che, allora, ci sia una differenza intanto tra risposta e feedback. La risposta la dovrei dare a tutti, cioè tutte le persone che si candidano ad una posizione meritano, hanno diritto, anzi, non è neanche un merito, è un diritto, di ricevere una risposta, ad esempio, quando la selezione si chiude. Guarda, grazie di averci presentato la tua candidatura, la ricerca a cui ti sei candidato si è conclusa, il tuo curriculum adesso verrà trattato in questa maniera, ok? E comincio a creare un po' di relazione. È veramente impensabile che su 200 candidature io mandi 200 mail personalizzate che spiegano i motivi per cui quel curriculum, non la persona nel senso di, cioè, okay, quel curriculum non è stato ritenuto idoneo alla selezione. Diverso è quando io contatto delle persone. Chiaramente di quei 200 curricula, se ho incontrato o ho contattato 20 persone, a quelle persone potrei mandare una comunicazione dicendo: ciao Francesco, la ricerca si è chiusa. Di queste persone, quelle che mi chiedono un feedback, allora darò anche il feedback. Attenzione, perché non è vero che tutti vogliono il feedback, cioè ci sono state, nei miei anni trascorsi, mandavo la comunicazione anche alle persone incontrate che la selezione si era chiusa con la scelta di un altro candidato e qualcuno mi diceva: ok, grazie. Qualcuno diceva: e posso sapere perché? Ok, se, allora parliamo. E quindi si crea questa relazione. Per cui veramente è impensabile che solo sulla base del curriculum si vada a dare una comunicazione personalizzata, perché ci sono selezioni nelle quali i curricula che arrivano sono veramente, veramente, veramente molti. Invece, a fronte di un colloquio, la risposta è diversa ed eventualmente può esserci anche proprio un feedback strutturato, laddove peraltro si può, laddove ci sono gli elementi per dare un feedback. Attenzione, perché non è sempre il recruiter a scegliere, perché poi c'è anche questa, cioè il recruiter sceglie fino a un certo punto, poi l'azienda che sceglie, soprattutto se il recruiter è esterno, che questa è una cosa da dire. Certo. No, Sara si riferisce ancora, credo, al curriculum europeo, al modello europeo. Sì. Ecco, un'altra cosa importante, secondo me, per chi scrive il proprio curriculum, e soprattutto per quelle persone giovani, no, che pensano di non avere abbastanza cose da scrivere, in realtà sappiate che saper selezionare le informazioni e scegliere quelle che sono rilevanti, nell'ottica che quello che non aggiunge toglie, cioè quello che non aggiunge toglie, non abbiate paura di avere un curriculum scarno, piuttosto curate bene la forma, lavorate sul linguaggio, scegliete le parole che più vi rappresentano, fate un bel lavoro di conoscenza di voi e poi provate a raccontarvi con delle parole che siano le vostre parole. Torno a dire, mi accorgo di tanti curricula che davvero potrei cambiare il nome e cognome, cambierebbe poco, cioè sono molto simili tra di loro. Un esercizio che faccio spesso fare in alcuni corsi magari legati al personal branding o a LinkedIn è lavorare sul proprio universo semantico, ovvero su quelle parole che sono le mie parole, le parole che fanno parte del mio mondo, perché fanno parte dei miei studi o del mio lavoro, dei miei interessi, della vita che vivo, che è mia. Guardate, una delle cose più distintive che abbiamo è l'universo semantico, perché
il mio non può essere uguale a quello di nessun altro. È fatto di una terminologia e di una serie di parole che sono proprio frutto della mia storia. Il tema è che poi quando mi trovo a scrivere un curriculum comincio ad andare per frasi fatte e per formule un po' così, un po' stantie anche, un po' trite ritrite. Invece proviamo a lavorare su quali sono le nostre parole e vediamo di inserirle all'interno del curriculum in modo da personalizzarlo. Ah, Sara diceva che si riferiva al tatuaggio di LinkedIn, non, diceva, non si sa mai, non credo che arriverò a tanto, non credo però, cioè, diciamo che è tatuato dentro per il momento. Poi è tatuato nel cuore. La possibilità di evolvere, come evolverà LinkedIn e come evolveranno i social network da qui ad avanti, ne manca ancora. Assolutamente sì. C'è qualche domanda di chi ci sta seguendo proprio su questo tema, insomma, se proprio sul tema di chi lo stende il curriculum per la prima volta. È sempre un momento importante. Tu, Roberta, lo racconti sempre molto bene. Maurizio ha addirittura scritto: io condivido la Zante, la prof dei prof del curriculum. Io trovo che sia un bel esercizio di consapevolezza di sé. Esatto. Cioè è proprio un momento in... Si può mettere il manifesto, Roberta, all'interno del curriculum? Si può mettere il manifesto? Il manifesto, sai, nella parte... Anche a 25 anni? No, certo, ma perché... Allora, il manifesto che cos'è? Sono quei due o tre... In un curriculum puoi mettere alcuni punti. Il manifesto personale... è un po' un elenco di intenti o di credo a cui una persona aderisce e che la caratterizzano, no? Lo utilizziamo spesso, ne abbiamo parlato, può essere utilizzato proprio esatto. Per presentarsi sul sito, su LinkedIn, come documento, come dichiarazione di sé attraverso una formula, che è la formula del manifesto. Nel curriculum a volte io faccio inserire un piccolo manifesto al posto proprio del campo hobby, passioni e interessi. Perché? Perché per personalizzare anche quello spazio lì, cioè per renderlo meno scontato. E quindi quei due o tre, quattro punti che rappresentano un po' i tuoi credo, ma dove ci sta anche credo che l'unica vera pizza sia quella napoletana col cornicione alto. Cioè, impariamo anche un po' di leggerezza, che se non ce l'abbiamo a 25 anni, poi è più dura. O contrario, non lo so, adesso anche qui rischio di fare dell'ageismo e non vorrei mai. Ma per dire, proviamo, se vogliamo davvero distinguerci, a esplorare modi di comunicarci un po' differenti, che non escono da quel pattern di cui abbiamo parlato prima, ma che quindi, posta la grafica abbastanza classica, però possiamo bene giocare sul modo in cui scriviamo, sul linguaggio, sul tono di voce, su quell'autoironia che vi assicuro di solito piace sempre. Ora, a meno che non stiamo scrivendo a una banca super, ok, cioè, o a un istituto, ingessata, o a un'istituzione dove dici boh, faccio dell'autoironia, ma forse anche no, però anche se non ci stiamo candidando per Legalize, ci può stare, no, di provare, se ci appartiene, attenzione, ecco, una cosa esatto. Importante, non scimmiottiamo nessuno, cerchiamo di essere coerenti, e prima hai detto una parola molto bella, e aderenti a chi siamo, cioè autentici. Però ecco, penso a persone che magari hanno una spiccata autoironia e che poi inviano dei curricula molto così, molto asettici, molto freddi, molto perché professional. No, perché? Ma metticela dentro, magari anche solo un'affermazione autoironica o un guizzo di... Cioè, sono quelle lì le pennellate di colore. Non è che facciamo l'infografica, è che mettiamo dentro quella frase, quello strizzare l'occhio che non è seduttivo, ma è proprio del... Sai, ti porto dentro un pezzetto della mia personalità attraverso la scelta di un modo di descriversi, di parlare di noi che
esce un po' dalle righe. L'anomalia lo spiega bene Davide Bertozzi nel libro Immagini verso parole, o Parole verso immagini, non mi ricordo, ma è un libro bellissimo. Davide Bertozzi spiega bene come ciò di cui noi ci ricordiamo e che notiamo è ciò che esce un po' dal già visto, dal già sentito e da quello che mi aspetto, ed è l'anomalia. Quindi inserire un elemento di anomalia, io consiglio di farlo con le parole, proprio, ma vabbè, quello poi è anche come dire, lo strumento che preferisco io, però riuscire a farlo attraverso un uso delle parole sapiente, consapevole, intenzionale, ecco che ci può aiutare anche per essere concreti, perché molte delle descrizioni così per frasi fatte rischiano di essere molto vaghe. Ad esempio, mi motiva la possibilità di crescere. Di altezza? Cioè, cosa dire? Io faccio l'antipatica, ma che cosa vuol dire crescere? Che cosa vuol dire nuove sfide? Proviamo a scendere un pochino, proviamo a dare un'immagine un po' più vivida, no? Più concreta, più attinente a ciò che posso vedere o che ho già sperito. Se stiamo sempre su parole astratte e concettuali, l'immagine è meno vivida. Certo. Per cui questi sono un po' i consigli che mi sento di dare. Se non ci sono altre domande, Roberta, grazie. Prego. Grazie per questo tuo approfondimento. Hai dato tantissime indicazioni pratiche anche, proprio da prendere punto per punto e da rivedere, insomma, non solo chi scrive il curriculum per la prima volta, un po' tutti. Diciamo che, come hai detto bene all'inizio, in questo percorso ci saranno consigli o indicazioni, più che consigli, giustamente tu dici, non è che sono consigli, è delle puntualizzazioni, perché quello che poi andiamo a scrivere abbiamo poi la consapevolezza che poi determina una reazione in chi lo legge e che almeno questa reazione sia, come dici spesso, non guidata in tutto, ma almeno incanalata nel binario che vogliamo. Noi possiamo influenzare le persone, non possiamo aprirgli la testa e mettergli dentro quello che vogliamo noi, no, naturalmente. Però ecco, riuscire ad essere consapevoli di qual è la direzione che vogliamo far prendere alla percezione altrui e quindi poi adeguare la nostra scrittura, i nostri messaggi, quello è già una buona cosa, altrimenti dall'altra parte si apre tutto lo spazio dell'interpretazione. Se abbiamo fortuna, interpretano quello che vogliamo noi, ma non sempre abbiamo fortuna. Esatto. E poi non possiamo affidarci alla fortuna, dai, in questi casi. Esatto, non è proprio una strategia di quelle no. Che consiglierei. Assolutamente. Grazie Roberta. Con Roberta torniamo tra 2 settimane, quindi non il prossimo giovedì, ma il successivo giovedì. Tutti i giovedì da qui a giugno sono sempre dedicati ai percorsi, quindi ogni giovedì c'è una protagonista che fa un piccolo percorso più o meno lungo, diciamo dai 3 ai 9, chi è partito a ottobre, per completare un argomento, comunque completare o dare più spunti su un argomento. Quindi con Roberta ci vediamo tra 2 settimane, io con voi torno martedì. Buon fine settimana a tutti, chi va a sciare buona sciata, se no buon relax, anche io finalmente dopo tantissimi anni. Buonanotte, grazie ciao, Roberta. Ciao Sara, ciao Paola, grazie dell'invito. Ciao a tutti, grazie a te.